Eccoci, siamo ritornati in diretta. Siamo con Francesco Anfossi, caporedattore economia di Famiglia Cristiana. Ritorniamo un po' sul tema del giorno, ovvero quello dell'inflazione, con dati percentuali che sono schizzate in tutta Europa. Abbiamo appunto aggiornato il dato della Gran Bretagna più 7%, quello della Spagna più 9,8%, e ci chiediamo appunto cosa possa fare la Banca Centrale Europea, visto che c'è la riunione in programma domani, e se appunto il fenomeno dell'inflazione ormai è diventato un fenomeno fuori controllo, ben lontano tra l'altro dalla soglia del 2% che la stessa BCE aveva indicato tempo fa. Prego Francesco. Secondo me la situazione è fuori controllo. Certo, la BCE cercherà di alzare i tassi per cercare di frenare questo fenomeno così devastante, soprattutto per le famiglie più povere, perché sapete che l'inflazione è chiamata la tassa dei poveri. Se uno prende 1000 euro al mese, 800 euro al mese, e se vede rosicchiarsi il 10% del suo reddito, capite che la situazione diventa veramente drammatica, differente da chi è più benestante, magari ne guadagna 3000 e quindi soffre di meno, anche se soffre ugualmente, magari rinuncia ad andare al ristorante, ma chi ha a che fare con il carrello della spesa subisce un trauma, una situazione drammatica dal punto di vista finanziario. Voi sapete che in Italia c'è già il fenomeno dei working poor, cioè di coloro che pur lavorando non riescono a tirare alla fine del mese perché gli stipendi sono inferiori al costo della vita, e tutto questo ovviamente crea sconcerto in Europa. La BCE si è mossa tardi, anzi super tardi. Dicevo prima che i fattori che portano all'inflazione sono dovuti soprattutto all'aumento dei prezzi dell'energia, che sono mostruosi, ma non solo. Il prezzo della carta è aumentato del 60%. Il 60%, quindi è veramente una situazione molto drammatica che rischia di sfuggire al controllo della Lagarde, che ancora una volta non brilla, diciamo, per iniziative e per capacità di non soltanto di prevedere i fenomeni, ma di controllarli. Chiarissimo, sì, il tuo pensiero. Ecco, hai parlato appunto di inflazione come della tassa dei poveri. A proposito di tasse, c'è stato proprio in mattinata un incontro tra i leader, i rappresentanti del centrodestra, Salvini, Tajani e Mario Draghi, proprio per limitare, ecco, questa possibilità, insomma, di nuovi rincari, di nuove tasse, soprattutto per quanto riguarda le case, per quanto riguarda il costo del lavoro. E d'altronde il governo però da qualche parte i soldi li dovrà pur prendere. Ecco, secondo te c'è questo pericolo serio proprio per il portafoglio degli italiani, che oltre ai rincari delle materie prime ci saranno anche altri rincari dovuti all'aumento della tassazione? Se dovesse aumentare le tasse, a parte che Draghi all'inizio del suo mandato ha detto che non avrebbe aumentato le tasse, sì, no? Come al solito, poi man mano che prosegue il mandato i premier, diciamo, chi sta al governo poi non mantiene queste promesse. In questo momento una tassazione ulteriore, soprattutto a carico delle fasce più povere sarebbe devastante, proprio perché stanno vivendo già, sono già tassate, no? Abbiamo parlato di tassa dei poveri, la tassa c'è già, perché se uno si vede ridotto il salario del 10% è tassato del 10%, se poi il governo si mette con tasse sugli immobili, sul catasto, insomma, a parte che aveva promesso che non sarebbero aumentate le tasse sul catasto, però è tutta una situazione molto 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 drammatica, e non mi pare sinceramente che il governo stia facendo qualcosa per frenarla, se no addirittura per infiammarla ancora di più se mette altre tasse. Questo non è il momento di mettere tasse, questo è il momento di liberare lacci e lacciuoli per favorire la ripresa economica dopo 3 anni di pandemia. Mettere tasse adesso è veramente, ma non è soltanto politicamente, diciamo, sbagliato, è economicamente sbagliato, no? Qualunque studente del primo anno di economia e commercio ci direbbe che è una follia. Certo, sì, perché chiarissimo, si rischia, insomma, di dare una mazzata ulteriore alla ripresa economica. Ma certo, non c'è dubbio. In questo momento bisogna liberare il più possibile gli ormeggi, anche magari facendo un po' più di deficit. No, non mi pare che l'Unione Europea in questo momento sia molto attenta alla possibilità di sforare, no? Per fortuna le politiche restrittive sono cambiate in questi ultimi anni, quindi è possibile anche sforare sul deficit per poter favorire la ripresa economica in maniera, diciamo così, io lo dico in maniera molto keynesiana, no? Sì. Siamo capiti, cercando di favorire la ripresa.
Ecco, in caso contrario, sì, se noi cominciamo a favorire soltanto i grandi capitali e le grandi imprese finanziarie, allora è una follia, perché non si va da nessuna parte, si aumentano soltanto le fasce sociali più povere, che soffrono sempre di più, non soltanto perché, appunto, parlavo del fenomeno dei lavoratori poveri, cioè che pur lavorando non riescono a tirare la fine del mese, ma perché sempre più fasce del ceto medio scivolano nella povertà, in quanto il loro potere d'acquisto è sempre meno. C'è il rischio, secondo te, della scomparsa della borghesia, cioè nel senso di una creazione, di una situazione di paesi, ecco, come il Brasile, ad esempio, in cui c'è una fascia piccola della popolazione che concentra una grande quantità di risorse e poi invece il resto che vive alle soglie della povertà o addirittura al di sotto della povertà. L'Italia, secondo te, in questa fase veramente complicata, congiunturale, complicata dal punto di vista economico, può essere sottoposta a questo rischio? Ma vedi, cara, io non parlerei tanto di borghesia, perché è una concezione più culturale, eccetera. Parlerei di ceto medio. Ceto medio, no? Sì. Il corpaccione, come lo chiamava il presidente del Censis De Rita, no? Cioè questo corpaccione enorme, che è una delle virtù del popolo italiano, perché il popolo italiano, voi sapete che l'Italia ha una componente industriale familiare enorme, le piccole e medie imprese sono circa oltre il 95%, mi pare, quindi stiamo parlando veramente di una situazione unica nel mondo. E secondo me non c'è un rischio, diciamo così, brasiliano, come tu hai prefigurato, però sicuramente c'è il pericolo che molte fasce del ceto medio, che sta sempre diventando sempre più mucillagine, no? Sempre per tornare a queste definizioni metaforiche di De Rita, rischi, almeno per alcune sue componenti, di scivolare in quello che una volta si chiamava proletariato, no? Perché poi qui sono definizioni legate anche ai mezzi di produzione, sono definizioni anacronistiche, antistoriche. Comunque sicuramente c'è uno scivolamento verso il basso, alcune fasce sociali. L'unico modo per non favorirlo, anzi per evitarlo e per invertire il trend, è quello di avviare la ripresa economica. Come? Beh, io sono un giornalista, non sono un politico economico, non sono un economista, però insomma mi pare che gli strumenti classici siano quelli, appunto, dell'allentamento sul piano delle tasse, no? In modo di favorire la ripresa. Non dobbiamo dimenticare che l'Italia ha i salari minimi più bassi d'Europa, e quindi questo favorisce ovviamente la povertà. Certo, è una situazione brutta. Esatto, devo dire che ci sono alcuni provvedimenti del governo, sì, interessanti, come per esempio l'assegno unico, no? L'assegno unico che permette alle famiglie che hanno figli di poter avere un minimo di sussistenza economica, e che favorisce anche la ripresa demografica, no? Che, come sapete, in Italia è un inverno demografico, è una crescita zero. Però ci vorrebbe di più, ci vorrebbe una spinta maggiore che in questo momento non vedo, e né vedo da parte della Banca Centrale Europea un provvedimento che possa veramente frenare questa preoccupantissima tensione inflattiva che sta facendo schizzare i prezzi dappertutto. Provate ad andare al ristorante e vedete come il conto che vi presentano, perché poi è una corsa al ricarico, no? C'è anche chi ne approfitta, no? C'è anche, sì, chi non ha motivi fondati per aumentare i prezzi, ma nel clima, questa è l'inflazione, no? In un clima di rincaro dei prezzi ci si buttano tutti, no? Sulla dirigenza, e si aumentano i prezzi anche quando non dovrebbero farlo. Questo porta a una corsa ai prezzi che non si ferma, e per cui poi si finisce, adesso non è il caso dell'Italia, non è il caso dell'Europa, che siamo sempre in un'inflazione del 7,5%, 8%, 10% massimo, però insomma si può finire come in Argentina, in cui la gente al mercato andava la mattina e i beni avevano un certo prezzo, e se andava la sera erano aumentati del 10%, del 20%, capisci? Certo. Cioè l'inflazione è una bestia, che va assolutamente domata. Certo, alcuni possono approfittarne, per esempio chi ha un debito, ecco, si vede restringere quel debito, no? Perché evidentemente chi ha un debito di 100 euro, con l'inflazione diventa al 10%, diventa un debito di 90 euro. Ecco, quindi i possessori di mutui, diciamo, sono relativamente, diciamo, favoriti.
però a livello generale proprio le fasce, quelle che non hanno mutui, quelli che tirano la carretta, quelli che sono in affitto per esempio, chi è in affitto per esempio è devastato dall'inflazione, no? Perché il potere d'acquisto è sempre è maggiore. Certo, chiaramente. Sì, mi dispiace poi, dare questo quadro, ma non vedo. È assolutamente realistico. Poi scatta, come hai detto tu, anche il fenomeno, insomma, della speculazione quando ci si trova in una cornice del genere. E ecco, tu parlavi poi di mosse governative di un certo tipo che mancano. Ce n'è stata invece una comunque significativa durante la settimana, ovvero l'accordo con l'Algeria per quanto riguarda la sostituzione del gas russo, un accordo che prevede 3 miliardi di metri cubi già appunto nel 2022, poi saliranno fino a 9 entro il 2024, però questo rappresenta solamente il 10% insomma del fabbisogno che abbiamo. È il resto insomma dell'energia da cui dipendiamo appunto direttamente dalla Russia, da dove lo recuperiamo? Come si fa a staccare questo cordone ombelicale che ci lega inevitabilmente al paese di Putin? È possibile, ti chiedo? Ma innanzitutto non è possibile, perché da oggi al domani non possiamo diventare indipendenti e autonomi dal punto di vista energetico. Come sapete, l'Italia è un paese che importa quasi totalmente la sua energia, c'è qualcosina, qualche piattaforma petrolifera nel Molise, così in Calabria, in Sicilia, ma insomma non abbiamo assolutamente i mezzi per diventare autonomi dal punto di vista energetico a breve, anche perché abbiamo fatto un referendum nell'85 sul nucleare in cui abbiamo totalmente bocciato l'energia nucleare, a differenza della Francia per esempio, che ha le centrali atomiche a due passi dal Piemonte. E l'accordo con l'Algeria, per carità, è un ottimo accordo, perché ci permette di essere più indipendenti rispetto alla Russia. Noi importiamo il 43% del gas dalla Russia, e non è molto coerente mandare le armi all'Ucraina, no? E poi importare il gas dalla Russia, certo. Ti pare? Non è, diciamo, dal punto di vista morale politico non è il massimo, ma soprattutto se ne facciamo un discorso morale, beh, allora chiediamoci se l'Algeria ha un tipo di regime democratico, no? Dal punto di vista dello Stato di diritto, non credo. Cioè, qui si pone anche il problema che non è che quando importiamo da altri paesi, non so, l'Algeria, i paesi arabi, abbiamo a che fare con degli stati modello, abbiamo a che fare sempre con dei regimi, insomma, e qui con dei spesso assoluti, insomma, per cui spesso autocratici. Quindi è un problema, diciamo, piuttosto complesso, che non si risolverà in breve. E quindi credo che nei prossimi anni continueremo a importare gas dalla Russia, non credo che potremmo fare a meno del 40%. C'è la famosa battuta, no? Vogliamo il condizionatore e poi vogliamo bloccare i russi. Ecco, in questo il Premier ha ragione, bisogna fare qualche sacrificio, ma non credo che sarà possibile, anche facendo sacrifici, diventare autonomi dall'oggi al domani. Ci vorranno anni, perché esatto, le politiche green che tanto vengono declamate, ecco, in realtà quelle le possiamo dimenticare, no? Perché Putin, Draghi, il Premier addirittura ha detto che potrebbero addirittura esserci il ripristino di vecchie delle vecchie centrali a carbone, quindi puoi capire la rivoluzione verde a che punto è, insomma. È tutto molto complicato, purtroppo ci siamo svegliati in un incubo, cioè la realtà è un incubo, no? Avevamo un bellissimo piano di riconversione verde che dobbiamo portare avanti, per carità, però ci siamo svegliati di fronte a un conflitto che ci sta facendo fare i conti con la realtà. Certo, e che nessuno si aspettava, che ha sparigliato completamente le carte in gioco. Ecco, hai parlato di regimi democratici più o meno democratici, a proposito di democrazia e di elezioni. Siamo in un periodo molto importante per quanto riguarda la Francia, perché il 24 di aprile sarà la data chiave per quanto riguarda appunto il ballottaggio tra Macron e Le Pen. Beh, Macron, diciamo, è in vantaggio, però attenzione a dare già la vittoria in tasca al presidente uscente, perché abbiamo visto che cosa sta succedendo negli ultimi anni quando si parla appunto di elezioni politiche, ad esempio il caso di Trump in America. Ma secondo te, ecco, se ci fosse un risultato a sorpresa, se uscisse fuori come vincitrice la Le Pen, il progetto Europa, il progetto Euro per quanto riguarda la Francia, sarebbe a rischio? Beh, sicuramente la
la Le Pen è il simbolo delle politiche antieuropee, no? Però sai, per esperienza diretta, io faccio il giornalista da 30 anni, quando poi si va al governo si cambiano le proprie idee, cioè le proprie idee servono per conquistare il potere, mm-hmm. ma una volta giunti sulla poltrona più importante, quella dell'Eliseo, può anche cambiare, poi si viene a contatto con la realtà e si viene a contatto con i problemi del paese e si cambia, insomma, non si portano avanti in maniera radicale certe idee. Quindi io credo che se anche la Le Pen dovesse vincere, ma è molto difficile che vinca, perché tu sai che in Francia è molto importante il Rassemblement, non si vince quasi mai al primo turno, e i presidenti di solito diventano presidenti sulla base di accordi politici degli sconfitti, che ovviamente convergono i loro voti verso uno dei due sfidanti. Questo tra l'altro crea dei problemi a livello di rapporto tra potere e società. Tu hai notato che la Francia ogni tanto si sveglia e scende in piazza in maniera violentissima, no? I gilet gialli, per esempio. Questo dipende dal fatto che spesso e volentieri i detentori del potere hanno un bassissimo consenso elettorale reale. Macron è diventato presidente praticamente col 12% dei voti, poi ovviamente c'è stata una convergenza degli altri voti usciti al ballottaggio, ma dal punto di vista del consenso, i presidenti che hanno poteri enormi, il sistema presidenziale francese si chiama appunto semipresidenziale, in realtà è un sistema più presidenziale di quello americano, perché Macron presiede il governo insieme al capo del governo, può mandare a casa tutti i parlamentari, continua a regnare in regime di coabitazione, come dicono i francesi, anche se adesso meno, perché il tempo delle elezioni è diventato uguale, no? Il tempo della legislatura è quello delle votazioni presidenziali. Però io credo che se anche la Le Pen, tornando alla tua domanda, dovesse vincere, e secondo me è abbastanza difficile, secondo me prevarrà Macron, non cambierebbe molto a livello di rapporti con l'Europa, non ci sarà sicuramente una seconda Brexit, non credo proprio. Francesco, la realpolitik prevarrebbe, insomma. Sì, certo. Beh, abbiamo visto poi, insomma, che anche lo stesso Trump ha modificato i toni dalla campagna elettorale a quando poi è diventato presidente, proprio come sottolineato tu, che quando si deve, insomma, salire al potere e fare i conti poi con i problemi reali del paese, c'è un calo, insomma, dei toni. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, perché si sta aprendo il periodo delle trimestrali e si è aperto come di consueto con i titoli finanziari, abbiamo i dati di JP Morgan che ha visto calare del 42% i profitti, e poi insomma avremo anche i dati che riguardano le big tech che hanno fatto così bene nel 2021, ma che devono fare i conti appunto con i primi effetti poi del conflitto, della crisi ucraina. Ti chiedo, ecco, c'è un pericolo che le big tech non siano così più big in questo 2022, che vengano sostituite in sostanza da altri settori, come ad esempio l'alimentare, il nucleare, l'energia, appunto? Ecco, che cosa prevedi per queste trimestrali? Sicuramente il quadro è molto complesso, non è possibile fare previsioni in questo momento, altrimenti andrei in borsa e diventerei milionario sostanzialmente. Non lo so, è tutta da vedere. Tu hai ben analizzato la situazione. C'è effettivamente questa mutazione in corso, questo aggiornamento, questa sostituzione di tipologie, però non è ancora chiaro quello che può avvenire. Non ti so dare una risposta, perché credo che non ce l'abbia nessuno. E allora aspetteremo, insomma, i dati, perché si tratta appunto ormai di questione di giorni, questione di ore, e poi insomma li commenteremo, vedremo. Come del resto ha preannunciato Bloomberg, se ci sarà, ecco, questo cambio di denominazione, perché si è sempre detto, ecco, dei FANG, delle grandi big tech, sono le più quotate appunto nello Standard & Poor's 500, e che stanno progressivamente perdendo terreno proprio a favore
di settori che sono più in linea con le esigenze dell'attualità, ovvero il farma, il nucleare, il cyberspazio. Insomma, vedremo se ci sarà progressivamente questo spostamento e se le big tech soffriranno più di quanto avremmo immaginato. Io, Francesco, ti ringrazio naturalmente per il tuo intervento. Al prossimo appuntamento, grazie sempre voi, qui come sempre. Sulle fonti. Grazie ancora. Ringraziamo quindi, grazie.